cosa è successo stasera in questa partita a Roseto? Ma cos'è che non ha funzionato per Andrea Costa? Ma per credo 25 minuti buoni sono stati, abbiamo fatto la nostra partita, che il piano prevedeva il tirare, se avevamo un tiro nei primi secondi, nei primi 6-7 secondi di prenderlo, o insomma creare qualcosa, e poi dopo invece, se non riusciva nulla, giocare con gli obiettivi, che era soprattutto attaccare con Jesse. Poi, sì, poi dopo ci siamo messi, abbiamo preso quel parziale alla fine del terzo quarto, con, abbiamo fatto una zona, una matchup, ci siamo persi gli uomini, loro sono stati bravissimi a punirci e non siamo più riusciti a riprendere il break. Tanti blackout, è successo anche a Reggio Calabria, da che cosa sono dovuti? Soprattutto in trasferta. A Reggio Calabria credo sia stato un capitolo a sé, non c'entra molto con questa partita. Questa, ripeto, quello che ti ho detto prima, cioè, avevamo un piano partita, ha funzionato, poi abbiamo preso quel break che ci ha spezzato le gambe. Che è successo con Coz negli ultimi minuti in panchina, che abbiamo visto un po' di movimento? Ah, ero in campo, non l'ultimo quarto, esatto. C'è stato un attimo di, c'è stato un momento di discussione col Coz che ha confermato che non si è stato. Ma fra me e Coz? Il Coz? Non so se volevi rientrare prima, oppure perché noi eravamo su in cima, quindi non abbiamo visto bene, non abbiamo capito, quindi no. Tutto a posto. Tutto a posto. Grazie.